Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo è un video in collaborazione con la carinissima Jessica qui su YouTube Makeup Nails 85. Vi faccio vedere la sua pagina che mi sono preparata qui nel telefono. Mi raccomando, andate a vedere anche il suo video. Vi lascerò ovviamente poi qui sotto nell'info box tutti i link al suo canale e appunto al suo video, e abbiamo deciso insieme di fare un video collaborazione sui rossetti gloss preferiti per il periodo estivo, dato che in teoria ci stiamo avvicinando all'estate, anche se oggi diluvia e quindi non si direbbe. Io ho scelto alcuni dei rossetti che utilizzo più d'estate, tra cui uno è questo qui che appunto indosso, è un gloss, però un gloss rossetto di Kiko dell'anno scorso, che comunque adesso vi faccio vedere nel video. Fatemi sapere se anche voi avete qualche rossettino che appunto anch'io, e se vi piace oppure no. E mi piacciono un sacco questi video collaborazioni, anche perché così abbiamo modo di conoscere altre persone, quindi quando mi chiedono una collaborazione a me fa sempre un sacco piacere, perché appunto diamo così modo di conoscere altri canali, magari più piccolini, di persone che però sono veramente valide, tante volte più di magari quelle super conosciute, ecco. Quindi bando alle ciance, ho già chiacchierato a sproposito come sempre, e vi faccio vedere appunto i rossettini che prediligo per il periodo primavera-estate. Allora, i primi due che vi faccio vedere sono questi due qui, sono di Sleek. Il primo è Candy Cane, eccolo qua, ed è questo bellissimo rosso rosato fosforescente. Come potete vedere in camera non rende, ma è veramente bellissimo. E poi questi rossettini qua di Sleek, che costano mi pare attorno ai 5 euro, durano veramente tantissimo e sono super pigmentati. Adesso ve lo faccio vedere qui, cioè, guardate quanto scrivono, una cosa assurda. E questo appunto è il 773 Candy Cane di Sleek, questo qua con l'abbronzatura leggera, perché io non riesco ad abbronzarmi, è veramente eccezionale, cioè vi fa effetto lampadina, per intenderci. Poi un altro che mi piace tantissimo, sempre di Sleek, è questo, ed è Coral Reef 772. È molto molto simile al Candy Cane, intanto ve lo swatcho, però se riuscite a vederlo è un pelino più rosato, questo vira di più sul rosso, questo invece è un pelino più rosato. Poi ultimo rossettino di Sleek che mi piace tantissimo, ho provato ad utilizzarlo quando sono un po' più abbronzata, però non mi piace perché mi fa un po' effetto cadavere, però mi piace sempre un sacco, ed è questo, è il Baby Doll 771, ed è questo rosa Barbie, eccolo qua. Quindi 773, 772 e 771, questi qua tutti e tre. Procedo per marca e vi faccio appunto vedere. Poi sempre Sleek, io adoro Sleek, soprattutto, cioè, ha dei colori favolosi e per l'estate secondo me sono assurdi. Allora vi faccio vedere questi tre pot paint, che sono non sono dei gloss, sono diciamo dei rossetti liquidi a lunga tenuta, e mi piacciono un sacco. A parte che non so perché, non so se riuscite a vedere, si sono un po' sgretolati dentro, però sono ancora belli, non hanno cambiato odore, non hanno cambiato colore, per cui io li sto ancora utilizzando. Il primo che vi faccio vedere è questo qui, ed è un nude pescato, ed è il numero 161 Minx. Ora ve lo faccio vedere nella mano. Ecco qua, carinissimo, veramente molto molto bello. Poi,
sembrano identici, infatti si assomigliano moltissimo, però uno è un'edizione limitata. Questo qui appunto è in edizione limitata, l'edizione Candy che aveva fatto la Sleek, e invece questo è nella linea permanente. Differiscono veramente appena appena. Allora vi faccio vedere questo che è il 158 Rosette. Ecco qua, metti a fuoco, grazie telecamera. Eccolo qua, favoloso. E invece questo è appunto quello in edizione limitata, Lollipop, che secondo me nel sito c'è anche qui, magari si vede meglio, è più rosato, è più acceso, mentre questo è più fucsia, questo è un po' più rosato. Quindi questo è Lollipop, questo è il Rosette e questo è il Minx. E sono appunto i Pot Paint della Sleek, veramente carini, resistono tantissimo e poi sono super, come vedete, pigmentati. Non seccano le labbra, a me piacciono. Allora, proseguo facendovi vedere un rossettino di Deborah che mi piace tantissimo, è il 10, vediamo se mette a fuoco, è il 10 Milano Red ed è questo color corallo, veramente carinissimo, fa parte appunto della linea Milano Red e ha un effetto filler, diciamo, dovrebbe avere un effetto filler sulle labbra. Questo è il colore, purtroppo la telecamera mi sta sfalsando i colori, ecco qua, è molto simile a quello che appunto indosso, ma non è questo. Ed è veramente carinissimo, questo è nella linea permanente, quindi dovreste riuscire a trovarlo ancora per il periodo estivo, ripeto, è un must. Poi passo a un'altra tinta e questa è di H&M, costa attorno, mi sembra, ai 4 euro ed è la, vediamo se riuscite a leggere, Raspberry Red. Questa l'ho vista in un video di Mia dove aveva tre proposte di rossetto per il trucco e mi sono innamorata, è veramente favolosa. L'ho visto in un video di Mona Bunny che aveva fatto la recensione negativa di un altro colore, però non questo, e diceva che non le piaceva assolutamente, che appunto non teneva. Invece questo qua, ragazzi, vi dico, potete farci di tutto e rimane sulle labbra, anche se andate a bere e vi rilascia un po' di colore magari nel bicchiere, in realtà le vostre labbra rimangono colorate e poi potete potete dosarlo, perché se ne mettete una piccola punta in un dito e lo stendete vi dà un effetto rosato, invece se andate con il pennellino vi dà questo colore fluo sulle labbra, è veramente carinissimo. Vi faccio vedere anche questo, ne basta veramente pochissimo, ecco qua, è favoloso questo colore, ce l'avevo indosso anche ieri, per dire. Bello, 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 bello. Poi passo a Kiko. Allora, il primo che vi faccio vedere è appunto quello che ho indosso ed è questo Rouge Lèvres rossetto liquido Vinyl Lips. Mi sa che è un'edizione limitata dello scorso anno. E questo qua è lo 01. È carinissimo, mi piace un sacco. Ve lo swatcho anche se ce lo indosso, così ve lo faccio vedere da vicino. È questo rosa salmone con all'interno dei micro glitter dorati, è bellissimo, favoloso. Poi un altro rossettino di Kiko è questo qui, lo 06, di un'edizione limitata, mi sembra natalizia, quello che aveva la parte idratante in mezzo. Però a me piace sinceramente più d'estate, guardate che rosa, è più estivo che non invernale questo colore, carinissimo.
Poi altri rossetti Kiko, edizione natalizia. Questa qua è l'ultra gloss stilo lipstick set, e ci sono dentro appunto 5 rossetti, però a parer mio almeno due sono assolutamente estivi. Adesso ve li faccio vedere. Eccolo, ce l'ho fatta. Sì, tengo tutte le scatoline, se vi state chiedendo. Eccolo qua, questo è l'824 e come potete vedere, avrete già visto in un Mi Preparo Con Voi, mi sembra, è un arancione. Non potete dirmi che questo è un colore invernale, perché per me è assolutamente estivo. Eccolo qua. E l'ultimo di questo set, che è l'825, cioè guardate, è un fucsia. Ve lo metto qua. Cioè, è assolutamente estivo, se non estivo, primaverile. Non capisco perché Pupa fa sti colori. Sì, Pupa, scusate, Kiko fa sti colori sgargianti invernali. Questi appunto sono i 4 che vi ho fatto vedere. Il primo è il Vin Lipstick, il rossetto liquido. Il secondo è quello rosato con all'interno la parte idratante, e questi due qua ultimi sono quelli del set appunto natalizio dello scorso anno. Ne avrei un miliardo di rossetti da farvi vedere che uso d'estate, però questi sono quelli che uso di più. Poi ho questi qua di Mua che utilizzo ogni tanto perché non mi fanno impazzire, sono carini sì, però non mi fanno impazzire. E questo qui di NYX, che della verità è una vita che non uso, ve li faccio vedere lo stesso perché appunto come colori estivi sono decisamente carini, e anche perché questi potete ancora reperirli appunto nel sito Mua e nel sito di NYX. Allora, questo qui di NYX è il 118 Chakra, che a parte il packaging che è favoloso con questo pizzo e il colore qui sotto, ed è questo rosa. E invece questi di Mua, sempre con, anzi, questo qua è solo dimostrativo il tappino, invece quelli di Mua sapete bene che se lo svitate sotto avete il gloss dello stesso colore appunto del rossetto. Avevate il gloss, nessun ferito. Allora, il primo è lo shade 15, Juicy, c'è scritto Juicy, shade 15, ed è appunto sempre, ma va, sempre un color corallo rosato. Eccolo qua, questo qui, mentre questo è quello di NYX. Poi, ecco, questo non mi piace tantissimo perché secondo me scrive poco. È lo shade 4 ed è appunto questo rosato. Cioè non scrive per niente, è un gloss più che altro. Però sopra magari a quello che vi ho fatto vedere prima di Sleek, per smorzare un po' il color cadavere, ci sta. E l'ultimo invece è questo fucsia, che è lo shade 3. Invece è scrivente, il peggiore di tutti è questo qua a rosino, quindi ve lo sconsiglio, a meno che appunto non vogliate smorzare o scaldare un attimino un colore. Allora, questi ragazzi erano tutti i miei rossetti preferiti per il periodo appunto estivo.
Vi faccio vedere come ultima cosa i lip balm che utilizzo, anche quelli abbastanza, magari quando sono al lavoro, così mi metto questi. Io ne ho 4, mi pare siano 5, io ne ho 4. Beh, questo qui è il nude, che va bene d'inverno, d'estate, primavera, autunno, tutte le stagioni. Infatti i nude non ve li ho fatti vedere perché ho voluto farvi vedere appunto quelli più sgargianti che utilizzo, però il nude non manca mai in qualsiasi stagione. Questo è appunto il lipstick nude, poi hanno una profumazione caramellosa buonissima. E questo appunto è il Great Lips. Poi ho il Sugar Lips, che è questo rosato con il tappino lilla. Molto sgargiante. Il Sweet Kiss, che ha il tappino rosa. Ed è un rosa più tenue, sempre stessa profumazione, eccolo qua. E infine l'ultimo, quando voglio un tocco fragola sulle labbra, è il Kiss Me, che ha appunto il tappino bianco e il cuoricino, ed è questo rosso corallo. Rosso fragola corallo. Questo qua. Bene ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, se mi sono dimenticata qualcosa, chiedetemi pure con un messaggino qui sotto nell'info box. Saluto e mando un grosso bacio a Jessica, appunto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo che il 1º maggio alle 2 sarà online il vlog del 25 aprile, che siamo appunto andati a Jesolo Beach al mare con Ale. E niente, ragazze, se qualcuno fosse interessato a qualche collaborazione, contattatemi, che io sono ben felice. Ovviamente sapete che mi ci vuole un po' di tempo organizzare tutto, bambino, lavoro, eh? Però io sono ben felice di collaborare con qualcuno di voi. E niente, vi saluto di nuovo, un grosso bacio, ciao!